Allora, dicevo che apri sul mixer il microfono, quindi passiamo dal passo, io passo dal programma per registrare Camtasia, passo direttamente in FL tramite il mio microfono, ok? Così mi sento e apro un Edison su questo canale, l'Edison, ok? Anche qua vedi che ho il segnale e sono pronto per registrare, naturalmente anche vedi qua. Qui la tastiera collegata, la master keyboard. Allora registriamo una cosa molto semplice come un ciao. Basta, no? Allora mettiamo in rec. Ciao. Perfetto. Usciamo. Ok, usciamo da Edison, rientro in Camtasia. Su questo canale qua, sull'Edison, io intanto gli dico le uscite wave, così le posso ascoltare, no? Ciao. Ok, adesso rimanendo così, allora andiamo così. Ecco, vedi che si muove. Ciao. Ecco, vedi, con la tastiera del PC suona il VST. Con la master keyboard invece suona il campione, no? Allora col Do, no, il C5. Ciao. Allora io lo posso fare così. Ciao. 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 Allora, io come vado su con le note? Ciao. 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 Giusto? Perfetto. Allora, lasciamolo così, senza margini. Ciao. Ciao. Allora, qua accorciamo, così parte subito. Ciao. Ok, ancora un po' magari. Così un po' estremo, ma solo un esempio, ragazzi, voi fate meglio, Ciao, ciao. allora, possiamo fare la nostra melodia, no? Ciao, ciao, ciao. Lo portiamo, allora lo tagliamo, poi facciamo Shift più C e lo portiamo sulla playlist, quindi come un canale audio indipendente. Ciao, 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 ciao. ciao. Ok, qua facciamo un'auto. Ciao, 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 ciao. ciao. E lo possiamo suonare. Ciao, 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 ciao,
dall'Edison, tanto ormai l'abbiamo fatto, quindi possiamo anche addirittura possiamo chiudere l'Edison, mettere known. Ciao, 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 ciao. E quindi noi abbiamo ciao, ciao, il nostro sample. Ciao, 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 ciao,
bassa, ad esempio questa, la mettiamo in 4. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Poi andiamo con un Nexus, no? Ci facciamo la nostra melodia sul pattern 2. Scegliamo il suono. Per esempio questa roba qua a levare, quindi qua neanche due, vedi che ha anche un pad sotto. Ne possiamo anche toglierlo, utilizzare il pianoforte, che è molto semplice, ma vabbè, per l'esempio che è del
chiamiamolo tutorial, va bene, no? Facciamo un take molto semplice, quindi La minore, Re minore e Sol. Ok, ci mettiamo in rec, possiamo anche scegliere 140, sentiamo un po', 130, oh, perfetto, 130 in click, andiamo a registrare. Ho 4 bit, ok, che poi sarebbero uguali, cioè dall'1 al 2, dal 3 al 4 sono gli stessi accordi, solo che li ho presi un po' più alti. Allora, ci mettiamo ad ascoltare, vedi che qua abbiamo sulla playlist il ciao, lo togliamo, quindi kick ce l'abbiamo già. A parte la cassa che fa, andiamo a quantizzare, CTRL Q, lasciamo la durata invariata, possiamo pure cancellare queste se non ci piacciono con il canc e poi copiare queste qua, fare CTRL C più CTRL V e lui. Sono identiche. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Possiamo anche registrare questo ciao sul pattern 4. Ciao, 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 ciao. Ciao. Abbiamo registrato le note. Ciao, 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 sempre tre note, quindi La minore, Re minore e Sol. Sono i migliori, comunque scegliamo così un arpeggio. Pattern 5. Ciao, ciao, ciao. Registriamo. Sempre in playlist, facciamo sempre di 4 battute. Ciao, 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 ciao. Già fatto. Alt più Q. Quantizzè. Ciao, 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 ciao. Altro, andiamo a prendere, non so, degli hi-hat un po' troppo analog, ecco il TR-909. Ok, gli mettiamo anche lo snare o lo mettiamo così. Quindi il classico, no? Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Classico, mettiamoci in line. Ciao, 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 ciao. Sì, beh, o di 2 o di 1. Comunque, poi lo mettiamo in playlist. Ciao.
Poi mettiamo anche questo qua. Possiamo ancora clonarlo. Peggio, no? Boh, ragazzi, penso che il tutorial sia finito qui col ciao 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 e alla prossima e ciao!